Si cresce con la speranza di diventare grandi. Poi, una volta grandi, si vorrebbe tornare bambini. Sì, la vita è questa. Una storia che ognuno di noi racconta come vuole. Poi ci si accorge che tutto sta dentro di noi. Si cerca la soluzione e comincia un'altra storia che non cambia mai. Poi si scivola e si ricomincia tutto. Questi sono alcuni dei pensieri raccolti in Dentro e Fuori, il blog dello Russo Cotugno, che è il carcere delle Vallette di Torino. Abbiamo contattato l'associazione Il Contesto, che gestisce con i detenuti il progetto di Dentro e Fuori. I detenuti non hanno accesso a internet in nessun caso. Molti non sanno neppure cosa sia un blog, sì, quindi loro producono gli scritti, noi li prendiamo e li pubblichiamo sul blog. Dopodiché stampiamo i commenti, li portiamo a loro e loro leggono su carta quello che è stato scritto. Dà la possibilità ai detenuti di comunicare, questa è una cosa non banale, anche se poi di fondo l'idea sulla quale si basa il progetto è molto molto semplice. Ci rechiamo in carcere, in questa sezione specifica, incontriamo i detenuti, vengono fuori un po' anche le idee, degli spunti per scrivere, o delle volte entriamo e già ci sono degli scritti già pronti che magari hanno prodotto in momenti diversi della loro giornata, durante appunto il riposo in cella. Possono scrivere cose di qualunque tipo, non c'è una limitazione, possono scrivere poesie, racconti di esperienze personali, racconti di vita, commenti sul fatto del giorno, su fatti di cronaca. Il blog è assolutamente in forma anonima ed è una forma di comunicazione pubblica, quindi non è una forma di comunicazione privata. Per quella c'è la posta ordinaria, la posta cartacea. Il blog può essere un modo attraverso cui i detenuti sperimentano una forma di relazione che non sia pregiudicata da quello che è il reato che loro hanno commesso. Hanno la possibilità di ricevere una risposta da chi non conoscono. E secondo me la sensazione che ho io è quello che si abbassi un po' anche i livelli della paura, dell'immaginare il momento in cui usciranno. Vi viene in mente qualche storia di qualche cambiamento avvenuto grazie alla partecipazione a Dentro e Fuori? C'è una cosa interessante forse da raccontare, che è c'è un soggetto che segue da vicino il blog da anni, che è una casa di riposo, che fa attività col blog, quindi una volta a settimana all'interno della casa di riposo si trovano a leggere i blog Dentro e Fuori e commentano tutti insieme, e questo succede da anni, quindi alcuni detenuti hanno ricevuto moltissimi commenti da parte di questi anziani e si sono creati dei veri e propri scambi che hanno portato le persone che poi appunto nel momento in cui finivano la pena, uscivano dal carcere, tutto, ad andare a trovare gli ospiti della casa di riposo. Insomma, non so se si possa parlare di un cambiamento della persona, però sicuramente è una cosa che ha lasciato un segno in queste persone, se nel momento in cui hanno avuto di nuovo a disposizione libertà hanno scelto di andare a conoscere questi anziani con cui hanno parlato. Che cosa vi serve perché il progetto migliori? Tanta gente che lo legge, tanta gente che cerca di approcciarsi a questo mondo e che abbia voglia, anche da fuori, anche da dietro un computer e comunque con l'anonimato, però di provare a mettersi in rapporto con persone che sono viste sicuramente dietro il filtro di uno stereotipo. È un detenuto, è in carcere, chissà cosa ha fatto, però proviamo a parlarci, proviamo a vedere cosa risponde a uno stimolo che gli lancio o a come commento quello che lui ha scritto. E in questo modo si interagisce, insomma, tra il dentro e il fuori.